Quindi bentornati nella mia discarica. Oggi siamo qui con un nuovissimo episodio del professor Layton e richiamo dello spettro. Dove eravamo rimasti? Bella domanda. Avendo udito una melodia nella nebbia, i nostri eroi iniziano a cercare il leggendario flauto dello spettro. Ma dov'è questo mercato nero dove l'antico flauto sembra essere stato venduto all'asta? Good question, vediamo dove stiamo. Allora, perlustra a fondo il mercato. Va bene, facciamoci un giro. Buonasera. Non so niente all'interno affatto. Beh, peggio per te, ho già rivendicato il possesso di questa miniera d'oro. Miniera d'oro? Ma sei un mucchio di immondizia! Immondizia, eh? Ehi, ma tu non sei il marmocchio del sindaco? Scommetto campapino ricco come ti piacciono le cose nuove, eh? Vestiti, giochi, tutto nuovo. Prova a vivere come una persona normale, noi ci arrangiamo con ciò che troviamo in giro. Scusa, non intendevo. Luke, lascia perdere, scappa, scappa. E tu quassù? E Daddy? Ah, la signora delle caramelle sa tutto? Andiamo a parlare con la tipa delle caramelle. E il topo, il topo, il topo, il topo. Oh, ho preso il topo. Topo medaglia. Ho un tre topo medaglie. C'è Oscar. Miau, miau. Ah, io lo trovo in giro praticamente. Vabbè, ci pensiamo dopo agli enigmi persi. Eccoci. Buonasera, un enigma per noi? Ancora qui a curiosare? Beh, non è cambiato niente, non ti darò le mie caramelle. A dire il vero avrei una domanda. Sa dove si trova il mercato nero? Le solite attrazioni turistiche non vi sono bastate, siete proprio strani. Ma ognuno ha i suoi gusti. Facciamo così, vi dirò quello che so se risolverete il mio enigma. Va bene. Dolci forme. Che paura. Avevi ordinato dei dolci a forma di cuori, fiori, quadri e picche. Al momento della consegna, però, hai notato che il numero dei dolci recapitati era sbagliato. La negoziante sostiene tuttavia di essersi attenuta all'ordine. Dopo aver osservato con più attenzione la merce, ti rendi conto che la donna ha ragione. Quanti dolci di ciascun tipo avevi ordinato originariamente? Cioè, questi sono quelli che mi sono arrivati. Beh, la prima e unica cosa che mi viene da pensare è che tipo in un quadro ce ne sono altri due. Ah, aspetta, se io unisco i cuori, se unisco, scusate, le picche, mi si formano cuori e quadri. Allora, i cuori possono anche diventare picche, le picche possono formare i quadri. Oi, mamma. Però comunque di quadri qua ce ne sono tre. E con questi due posso formarne un altro, quindi sono quattro quadri, credo. I fiori sono tre e non credo di poterne formare altri. Di cuori ce ne sono due, però ci sono le picche con questa base. Perché se io prendo tipo questa base delle picche e la unisco con una base di fiori e non cambia, non forma niente. Fiori potrei anche lasciarli a tre, però non sono convinto. Ho preso ciascuno dei dolci a forma di cuore, picche, fiori. Ma mi dirà quello che ho già trovato. I dolci a forma di picche hanno una parte che somiglia molto ad un dolce a forma di cuori. Grazie. Sembra che qualcosa si sia rotto durante la spedizione. Le parti di dolci spezzati si sono poi attaccate ad altri dolci. E quindi, ok, la cosa che ho detto io dei quadri è giusta, secondo me. Quindi non sono da unire, semplicemente sono parti che si sono spezzate e attaccate ad altri. Quindi abbiamo detto quattro quadri, quattro cuori, tre fiori e di picche ne rimangono 2, 4, 6, 4, 3, 4, 2. Un enigma complesso, senza dubbio. Oddio!
Non me l'aspettavo, era troppo complicato. Niente male, dunque volevate sapere del mercato nero. Mi sembra di aver sentito menzionare qualcosa di nero da alcuni bambini che volevano dei dolciumi. Qualcosa di nero? Beh, è un inizio. I bambini di cui parlava sono dei clienti fissi. Uno di loro è robusto e si chiama Gus, indossa una maglia rossa e non lascia quasi mai il mercato. Lui potrebbe essere in grado di aiutarvi. Grazie mille, andiamo a cercarlo. Oddio! Ma chi è sto pazzo? Povero lei, non deve gestire due bambini iperattivi. Grande, Emmy. Vabbè, più di uno a sto punto. Insomma, ma che succede? Che succede? Ridicolo. Un attimo, da quella parte. No, lì. Ma cosa sta succedendo? Sono il Corvo Torvo. Il Corvo Torvo. Andate in giro a fare un sacco di domande. Perché? Ci interessa un oggetto in particolare. Davvero? Voi? Sì, tutti cercano qualcosa. D'accordo, allora. Prima però dovrete dimostrare di saperci fare con il baratto. Il baratto. Vi darò un indizio. Il resto dovrete scoprirlo da soli. Ma chi è sto pinnuolo? Ci ha lasciato una lettera tra l'indizio. E quello chi era? Il Corvo Torvo, ho già sentito quel nome. È il capo della banda che gestisce il mercato nero. Corvo Torvo, mercato nero. Ha senso. Allora è lui che comanda? Penso di sì. Sul pezzo di carta che ha fatto cadere c'è scritto qualcosa. Ricomponete il mio corpo. Cosa significa, signor Layton? Aveva un aspetto trascurato, forse vuole dei nuovi vestiti? Emmy. Ne dubito. Penso che si tratti di un indizio criptico. Ma cosa può voler dire? È ciò che dobbiamo scoprire. Continuiamo a indagare. Mistero 6, il Corvo Torvo. Eccolo, Gus. Tu sei Gus, giusto? No, ma se vuole lasciargli un messaggio posso darmelo io, cioè darglielo. Va tutto bene, Gus. Zetaffi ci ha parlato di te. Ti dispiace se ti parliamo un attimo? Fate pure, ma non provate ad ingannarmi, mi hanno turlupinato già troppe volte. Oh, ma non posso aiutarvi se non avete risolto almeno 25 enigmi. Beh, allora non ci resta di risolvere qualche altro enigma e tornare più tardi. Davvero non ho risolto 25 enigmi? La prima volta che mi succede questa cosa, che paura. Andiamo intanto a trovare Oscar, allora. Eccolo. Facciamoci intanto questi 3D Oscar. Si aprono le tende. A questo forse me lo ricordo. Enigma 9. Sì, me lo ricordo. Oggi dobbiamo lasciare un foglietto con delle istruzioni, che però forse a causa della fretta risultano un po' difficili da decifrare. Ricorda di riaprire le tende 13. A quale tende potrebbe riferirsi tra quelle contrassegnate da A, B, C e D? Allora, io mi ricordo che è la B, perché semplicemente 13 è una B scritta male, cioè sarebbe così. Cioè, è una B. Vabbè, non mi so spiegare, comunque era la B. Certi enigmi richiedono coraggio. Sì. Ok, procediamo. Chiacchiere in mare. Due lussuose navi da crociera si incrociano nel bel mezzo di un mare in bonaccio.
Le navi sono perfettamente identiche, i due capitani sono buoni amici. E là, capitano Brown, non avrei mai pensato di incontrarla qui. Nemmeno io mi aspettavo di vederla. A differenza mia, si direbbe che lei stia mantenendo una velocità di crociera ragguardevole, capitano White. Qual è la nave del capitano Brown? Non ho assolutamente idea. Il capitano Brown è quello che dice. A differenza mia, si direbbe che lei stia mantenendo una velocità di crociera ragguardevole. Quindi la nave del capitano White è più veloce. Ok. Quindi Brown va più lento. Come lo capisco che va più lento? Forse il fumo è meno arcuato? Cioè, è meno... C'è meno scia? A me sembrano identiche. Proviamo un altro indizio. Se la nave del capitano White è quella veloce, a differenza di quella del capitano Brown, quella del capitano Brown deve essere quella lenta. Grazie. Una grande mano. La nave del capitano Brown procede lentamente. La cosa si può dedurre quanto è veloce. Prova a esaminare la figura da una distanza leggermente maggiore. Cioè mi devo spostare? Aspetta, la come si dice, l'increspatura che crea. B è più veloce in teoria, perché cioè l'angolo dell'increspatura è minore. Brown è più lento, quindi direi la A è di Brown. È ora di affidarsi alla creatività. Oh, ok. Andiamo con Contafelina. Ma ce ne mancano, cacchio, eh. Un dannaroso ed eccentrico amante dei gatti ha commissionato questo dipinto ad un famoso pittore. Il dipinto si intitola Il mondo visto dai gatti. L'artista ha sapientemente disegnato la silhouette di numerosi gatti, difficili da individuare a prima vista. Riesci a scoprire quanti gatti in tutto sono nascosti nel dipinto? Questi mi distruggono. Allora, questo è uno. Ne vedo un altro qua. Due. Questo è un gattone il centro. Questo qua. Quindi 3, sembra una faccia spaventata. Scusate. Ma sono minuscole. 4, 5, credo. Non vedo assolutamente niente. Ah, eccone un altro. Quindi stiamo a 6. Ah, ecco, non ho visto un altro. 7. C'è uno affacciato, tipo 8. Proviamo 8. Vediamo se gli bastano. Certi enigmi richiedono coraggio. Madonna, raga, mi sono fatto tutto il primo colpo. Ma che è successo? Ma poi enigmi che non credo di poter risolvere subito, capito? Che sono molto dubbio. Quindi questa cosa è bellissima. Vabbè, raga, io direi di fermarci qui. E la prossima volta finiamo di trovare quelli che ci mancano. E andiamo avanti con la storia. Purtroppo stavolta non siamo riusciti a finire il capitolo. Però va bene così. Oggi è stata una puntata chill. Ci piace ogni tanto la puntata chill. Dunque amici, detto ciò, io vi ringrazio di aver visto il video. Vi invito ad iscrivervi se non siete iscritti, commentate, lasciate like, fate quello che vi pare perché è casa vostra. Io vi auguro un buon weekend, ma prima di ciò vi ricordo che stasera, quindi venerdì 17 maggio, mi trovate in live alle 22 con Inazuma Eleven, perché finalmente ho preso coraggio di riprovare a giocare quel maledetto titolo, quindi ci proviamo. Per il resto io vi auguro un buonissimo weekend, un buon proseguimento e niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!